sono con Carmine Castoro, che è autore di una trilogia molto interessante, che è determinata dalla sua attività principale, che è quella di filosofo, un filosofo, diciamo così, prestato alla critica televisiva, che è un connubio un po' particolare, molto interessante, e che ha fatto scaturire qualche cosa di esplosivo, appunto, portato da questa trilogia. Ci vuoi ricordare i tre titoli per poi arrivare all'ultimo, sì, all'ultima tua... È una trilogia dell'odio, una trilogia, sì, dell'odio, l'ho definita io, perché in tutte e tre queste opere, cominciate nel 2009 con Crash TV, Filosofia dell'odio televisivo, la trilogia continuata nel 2012 con Variati clip di odio per un'ecologia dell'immaginario televisivo, e fino all'ultimo libro uscito a luglio di quest'anno, Filosofia dello sceno televisivo, pratiche dell'odio contro la TV del nulla. Titoli abbastanza articolati, dove però la parola ricorrente è appunto l'odio. Sì. L'odio e osceno sono parenti nella tua concezione? L'odio e osceno sono parenti, perché l'odio io poi alla fine lo vedo come una sorta di antidoto quasi biologico, no? Una forma di bioresistenza, possiamo definirla, quella che è invece quello che è il biopotere oramai assoluto, assolutista, fatalista, dispotico, che ritengo sia quello della televisione, ma dispotismo che è ramificato dentro di noi, ramificato nella nostra intimità, nella nostra autenticità, nelle nostre fibre, nei nostri pensieri. Quindi non dobbiamo immaginare più un potere che ci impone dei comportamenti, ci detta delle linee guida o impone un modello in maniera magari sanguinaria, crudele, oppressiva, come siamo abituati a pensare attraverso, non so, i gulag, i campi di sterminio, le carceri, eccetera, ma sicuramente un potere soft che ci pervade e ci persuade, e quindi un potere che mi ha portato a questa idea dello sceno come patologia della percezione del linguaggio. Cioè, noi siamo assolutamente deviati, dirottati, ma fondamentalmente impostati, costruiti ad origine da un sistema mediatico allargato, globalizzato, che in qualche modo detta l'agenda dei nostri comportamenti, ma anche delle nostre attività, delle nostre forme di libertà, dei nostri pensieri, delle nostre emozioni. Quindi penso che questo sia il più grande rischio della televisione oggi, cioè che si oscenizzi e che in qualche modo entri dentro di noi e muova un po' le nostre sinapsi in base a dei dettami che sfuggono al nostro controllo. E rispetto a questa idea di uscire, poi magari analizzeremo meglio, ecco, l'odio come insurrezione, l'odio come insorgenza, l'odio come intransigenza, diceva Gramsci. C'è tutta un'area semantica filosofica molto interessante, che affonda le sue radici nelle opere di tanti filosofi anche di un secolo fa, quando la televisione non esisteva, il piccolo schermo non esisteva, insomma, non esisteva internet, eccetera. Eppure già molti filosofi avevano messo in guardia da quelli che erano i rischi proprio di reificazione, di amputazione, di clonazione della vita da parte del mondo dell'immagine, quando l'immagine era la fotografia, o era il protocinema, o era un certo tipo di arte, o era, per esempio, perché questo sì, già esisteva il marketing, quindi la necessità da parte del capitale di piazzare le sue merci materiali e immateriali. Ecco, già quindi alcuni filosofi magari non parlavano di odio, ma parlavano, come Gramsci, di intransigenza. Marcuse parlava di intolleranza, recentemente Nancy parla di collera, Husserl ha parlato di indignazione, quindi c'è, diciamo, questa sorta di vocabolario che riguarda una sorta di spirito di rivolta e di ribellione che noi dovremmo scoprire proprio per tentare di prosciugare, tentare di ridare dei contorni a quella fantasmaticità, nebulosità e fascinazione che la televisione, non più vista solo come piccolo schermo, ma come il centro di una ragnatela di iperconnessione tecnologica, in qualche modo infonde al nostro animo e attraverso il quale imbavaglia la nostra coscienza.
quindi possiamo dire che l'odio, in tutte le sue sfaccettature e declinazioni, è una sorta di antidoto rispetto all'osceno, perché mi hai anche detto che l'osceno, una delle tante sue etimologie, ripropone l'idea di veleno, di velenosità. Sì, una delle quattro etimologie che io costruisco nel libro e per la quale riprendo la piccola vanità di averla ricomposta dal greco, perché esisteva una formulazione un po' monca ancora, è quella che fa derivare la parola osceno da oskenos. Nos significa in greco vano, inutile. C'è infatti il processo della kenos, che dal punto di vista religioso è una sorta di autopurificazione, di igiene spirituale che un devoto, un fervente, in qualche modo applica dentro di sé, scostando il proprio cuore dai pensieri torbidi, dal peccato, dalla carnalità, per far sì che la luce divina, il divino, scenda meglio dentro di lui. Ecco, quindi questa idea di svuotamento già esiste in maniera profonda, ma quello che appunto io ho scoperto è che la parola os che nos, os può essere sia una congiunzione scritta con l'omega, ma scritta invece con l'omicron, omicron è un termine neutro antico che significa veleno, significa ruggine. Quindi esce fuori una metafora dello sceno molto raffinata, molto preziosa, che ci porta a dire che lo sceno è appunto questa ruggine del vano, questo veleno dell'inutile. Questo, diciamo, è una formulazione che ben si attaglia a come il sistema dei media marcia oggi, soprattutto il televisivo, e di questi giorni, sono di questi giorni le immagini, quelle sì, veramente oscene e insopportabili, di soldi di Beba, trasmissioni analoghe, rissose, faziose, dove si grida soltanto, dove c'è chiasso, c'è suono, dove fondamentalmente inutili. Fondamentalmente inutili, dove c'è insignificanza. Ecco, allora questo modo di essere diretti, sradicati da un principio di realtà o da principi basilari della logica, dell'intersoggettività, del dialogo, del discorso, eccetera, oppure vedere che la propria vita è in qualche modo tracciata, disegnata, modellata, ricomposta, io dico modulata, secondo una serie di input, secondo una serie di azioni di stress, di azioni di mobilitazione che esercitano su di noi contemporaneamente, la televisione, la pubblicità, un certo tipo di informazione, il calcio, lo sport, ecco. Questi sistemi, questi dispositivi, questi protocolli che si intrecciano tra di loro vanno a in qualche modo impostare, a formattare la nostra vita, secondo una logica che appunto poi alla fine è quella del vano, tendenzialmente, quella del vaniloquio, cioè quella della dispersione del sé, è quella della corrosione della vita, della vitalità, intesa come l'ho detto io, come suolo fenomenologico, cioè come terreno, come stare insieme, condivisione di paure, desideri, visioni, gioie, terrori, inclinazioni. Tutto questo mondo è stato oramai impacchettato ed è stato canalizzato verso dei sentieri, diciamo così, delle procedure che in qualche modo stanno lì a cesellarci in dimensioni, a limarci, a puntellarci, proprio a forgiarci. Ecco, allora il veleno dell'inutile è proprio questo, o il chiasso, il frastuono, qualcosa che ci assale, uno tsunami mediatico all'interno del quale non abbiamo più né filtri né capacità di selezione, oppure una sorta di impellenza che i media danno alla nostra vita, una sorta di immanenza attiva che danno alla nostra vita, per cui noi ci sentiamo chiamati a compiere delle cose o sentiamo determinate cose in un determinato modo. In questo senso mi metto in linea, diciamo così, con uno studio molto interessante di Peter Sloterdijk, che ha, insomma, anni fa così ha partecipato a un convegno e questa sua produzione in Germania, se non ricordo male, questa sua produzione è stata pubblicata in Italia da Marcello Cortina con il titolo Stress e Libertà. Ecco, in questo testo, in questo saggio molto agile, Sloterdijk non parla del termine osceno, ma parla del termine stress, che è molto simile a quello che io intendo per osceno.
c'è appunto un campo di forze che vengono assoggettate da un potere che diventa sempre più morbido, sempre più persuasivo, sempre più invisibile dentro di noi. Lui invece dice, in maniera del tutto analoga, noi viviamo in una comunità di eccitazione e di cura. Cioè i media in qualche modo, in un modo quasi ludico, Sloter usa l'espressione della sferologia, cioè in una maniera quasi ampollosa, rotonda, liscia, levigata, senza smagliature, senza gratificante, fiabesca, eccetera, quindi rotonda, bulimica, ecco, molti studiosi approcciano lo sceno alla bulimia, cioè alla l'impianto di tante cose, all'affastellamento di tante cose all'interno delle quali non troviamo più un metro, una misura. Ecco, lui dice, in questa comunità di cura e decitazione i media ci dettano in qualche modo l'agenda dei nostri comportamenti, l'agenda della nostra sensibilità quotidiana, quindi veniamo incentivati, indotti, sedotti, suggeriti, consigliati, ricette, le vacanze, cosa vediamo in televisione, le classifiche, veniamo monitorati, le statistiche, cosa dice l'opinione pubblica, come, cosa voteremmo se andassimo adesso al voto, cioè i non eventi, ecco, allora tutta questa... Addirittura le predizioni, cioè ci dicono anche quello che a noi ci deve piacere. Quello che a noi ci deve piacere, o come ci disporremmo da un punto di vista istituzionale se adesso andassimo... cioè c'è questa sorta di febbrile anticipazione delle cose, mentre la storia oramai è cadaverica. Oppure ecco questa fagocitazione degli elementi più antropologicamente più densi, più importanti della nostra esistenza, il piacere, come dicevamo prima, la gioia, la felicità, la naturalezza, la morte, la democrazia, la cittadinanza, la parola, ecco, tutto questo viene fagocitato e viene in qualche modo marcato, brandizzato, diremo con un cattivo neologismo del mondo commerciale, viene brandizzato, viene placcato in una maniera che poi fa sfuggire tutto questo al nostro controllo e alla nostra emotività più profonda. Ecco, quindi vivere, come dice anche Sloter, in una società che è un campo di forze stress integrato, dove noi siamo veramente mossi, agiti, pilotati, e quindi indirizzati volta per volta da cose che possono essere anche apparentemente, come diciamo prima, soddisfacenti o quasi fatte per noi, quasi fatte, diciamo, per il nostro bene, per il nostro arricchimento. Ecco, questa è l'idea più forte dello sceno, che sfugge, secondo le mie ricerche, a quella che è l'interpretazione più classica, cioè lo sceno come morbosità, come qualcosa che urta il nostro senso del pudore, qualcosa di cui che ci fa arrossire, di cui ci vergogniamo, la nudità, no? Il rimosso, qualcosa di sporco. Ma secondo me, in questo senso invece più micidiale, perché meno morale ma più estetico, va a incistarsi nelle nostre sinapsi più profonde, nelle nostre proprio sequenze motorie, nelle nostre sequenze affettive, nel nostro DNA mentale, come lo dico. Quindi si crea quello che io chiamo una sorta di temperatura semantica, per cui noi siamo chiamati a una sorta di maggiore o minore calore o freddezza proprio linguistica e percettiva del mondo in base a una serie di relè, in base a una serie di protocolli che il mondo mediatico ci dà. Per fare un esempio, diciamo, più chiaro di questo tipo, basti vedere, non so, come oggi le trasmissioni televisive si sono organizzate in una maniera matematica. Non c'è più soltanto la trasmissione televisiva che va a una certa ora su un certo canale. Faccio un esempio classico di questa idea di osceno, che poi, ripeto, è un'idea di osceno appunto estetico, perché poi magari uno potrebbe dire, vabbè, ma una trasmissione come X Factor è una trasmissione elegante, carina, dove si parla bene, dove si parla di arte, di talento. Lo sceno inteso in questa maniera estetica come mappatura della vita e come colonizzazione spazio-temporale della vita, ecco, quello sì, quello è lo scenizzazione. Perché? Perché un programma, per esempio, come X Factor, che cosa fa? Si impone sul programma come un semplice format televisivo, ma poi ci chiama a qualcos'altro. Cioè ci istiga, ci suscita curiosità e interesse per qualcos'altro, che evidentemente, per assecondare evidentemente le quali cose, noi togliamo spazio e tempo ad altre cose, quindi ad altre soglie di criticità e di esistenzialità, per dedicarci a queste cose.
E allora c'è l'interattività, quindi con X Factor si può interagire attraverso Facebook, e allora libere opinioni sui cantanti che abbiamo visto X Factor, e poi su Twitter, e quindi si possono dare le proprie indicazioni di gusto, e poi c'è il gioco di X Factor, per cui noi dobbiamo dimostrarci esperti della storia di X Factor, quindi dobbiamo diventare storici dei concorrenti, dei giudici di X Factor. Poi c'è tutta una sorta di spazialità ben precisa, non c'è più lo studio televisivo, c'è il boot camp, cioè l'appuntamento con le reclute del programma, e poi c'è l'home visit, dove poi i migliori vengono quasi deportati in una villa, magari su un lago, e cominciano a fare le prime prove musicali. Questo sistema determina una sorta di design delle nostre coscienze. Baudrillard diceva, con un calambur filosofico diventato famosissimo, design e design. Il design heideggeriano, cioè l'esserci come presenza al mondo, come terribile presenza al mondo, come indeterminatezza, diventa un design, cioè diventa una sorta di coloritura commerciale dello stare al mondo. Cioè diventa una, è come se ci dessero dei marker, è come se ci dessero delle, come se qualcuno scolpisse la nostra vita. Ecco, allora il problema è tutto qua. Un programma di questo tipo non è più soltanto un programma, ma è una pervicace, no? Tentacolare azione di prolungamento del programma televisivo all'interno delle nostre vite. Anche perché il programma stesso ha dei tempi che non è più quello dell'evento televisivo, ma è pervasivo di tutta la settimana, di tutta la giornata dei fan. Esattamente, quindi è una sorta di rassemblement eidetico, potremmo dire, cioè noi viviamo perfettamente immersi in un universo che è iconografico, che è assoggettante, proprio per questo, perché ci, ripeto, ci dà delle soglie, ci dà delle strettoie, ci incammina, ci indirizza, e quindi questo determina una sorta di cosmo. Cosmo e cosmesi, no? Classicamente hanno la stessa origine, quindi è una sorta di affabulazione del mondo, di fabula del mondo, e proprio in quanto fabula crea intorno a noi una situazione di convincimento, di credibilità e di rassicuramento, ripulendo in qualche modo appunto le smagliature della nostra esistenza, del fango della nostra esistenza, e bloccando, quindi bloccando, congelando la dialettica della nostra esistenza, quindi impedendoci la trasformazione e impedendoci la sovversione di questo sistema.